Ciao a tutti e benvenuti al video d'estrazione del fortunato vincitore per la chiave di GTA 5 messa in palio da noi di extremeardware.com. Come potete vedere a sinistra abbiamo stilato la lista dei partecipanti, abbiamo ricevuto 117 commenti. Adesso partendo dalla prima pagina, lentamente scorrerò verso l'ultima in modo che potrete verificare se rientrate nella lista. Ovviamente non dovrebbero esserci mancanze in quanto abbiamo effettuato dei controlli per ben 3 volte e quindi ci siamo assicurati che tutti coloro che avessero commentato nel thread del contest fossero presenti in questa lista. Benissimo. Quindi andiamo sul sito random.org, abbiamo già aperto la pagina, scriviamo 1 e nel max mettiamo 117 che sono i commenti che abbiamo ricevuto. Clicchiamo il tasto Generate e riceviamo il numero 95 che sarà il fortunato vincitore della chiave di GTA 5 messa in palio da noi di Extreme Hardware. Quindi il fortunato vincitore è Dottor Chuck, che è il vincitore per la chiave di GTA 5. Benissimo, questo file verrà salvato e verrà contattato ovviamente il Dottor Chuck per annunciare la vittoria della chiave di GTA 5. Ora vogliamo ricordare che è di un altro contest in collaborazione questa volta con Silverstone, che vi dà la possibilità di vincere un alimentatore da 750 watt 80 plus gold. Parliamo del Silverstone Strider S, che è un alimentatore, come abbiamo detto, 80 plus gold, modulare, quindi un ottimo alimentatore per configurazione anche medio-alte. Le regole per partecipare, per cercare di vincere questo alimentatore, sono essere fan della nostra pagina Facebook, diventare fan della pagina Facebook di Silverstone Technology, effettuare una sottoscrizione al nostro canale YouTube e commentare e condividere in modalità pubblica sul vostro profilo Facebook il post creato da noi, Extreme Hardware, sulla nostra pagina. Con questo facciamo un in bocca al lupo a coloro che volessero tentare la fortuna per vincere questo alimentatore e con questo video è tutto.